Ed eccoci qui nel primo video dell'anno 2020, ma quanto suona futuristico? Forse a lei, a quelli della sua generazione, è normale, comincia ad avere una certa età. Sì, ha parlato il giovanotto. Aspetta, ma quindi le visioni futurose di 2013 La Fortezza sono sbagliate? Beh, anche quelle di Ritorno al Futuro Parte Seconda, L'Implacabile, Blade Runner, Classe 1999. Bel film quello. Vabbè, come è stato il 2019 per Stroncando l'Orrore? Direi impegnativo. All'inizio dell'anno scorso avevo una marea di progetti e non sono riuscito a portarne a termine uno. Procrastinazione? No, assolutamente, cioè, per prima cosa ho avuto degli impegni extra, tipo il lavoretto part time estivo, per dirne uno. E poi, ho lavorato su dei filmetti belli tosti. E Demonicus! E Haunted Boat, Giallo, Sophie Tail. Lo vendo film di Halloween col titolo troppo lungo. Sì, e le stroncature si sono, come dire, estese nella durata. Colpa del suo abuso della parete verde. Abuso che il pubblico pare apprezzare, quindi... Dunque non si lamenti. Ma non mi sto lamentando. A me sembra di sì. Beh, non è così. Mi spiace solo non essere riuscito a lavorare su altri progetti. Però hai radunato un sacco. Sì, ho organizzato diversi piccoli raduni di stroncomaniaci. Quello più intenso, per ovvie ragioni, a Lucca. Un incubo, stando alle sue parole. Ancora non ci dormo la notte. E a proposito di raduni, il prossimo sarà breve. Probabilmente al Nerd Show di Bologna vedrò quello che posso fare. Capivai. Poi che ho fatto di... ho recuperato l'intero Marvel Cinematic Universe. E chi se ne frega? La smetti di sminuire tutto quello che ho fatto. Non si può sminuire nulla. Particolarmente simpatico oggi. E ora parlerai dei cinepanettonics? Non ora, ma se la gente vorrà, potrei sfornare un video bello corposo dove esprimo il mio parere su ciascun film. Tranquillo, tanto nessuno te lo chiedeva. Beh, ditemi nei commenti cosa ne pensate. Puoi introdurre un qualche argomento un po' più serio? Tipo, non so... Cosa proporrà di nuovo quest'anno? Ah, già, allora, di nuovo... Non ci ha proprio pensato, vero? No, no, ho tante idee, cioè tipo una sigla nuova, questa. Che ne pensate? La solita sigletta da fine anni 90. Il brano non è male, però. Forse è l'unica cosa che si salva. A me piace. E poi la scrittonzola alla fine è mia. Era finito il budget e comunque non chiedevo a voi. Dunque, che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Ma non dovevano scrimacchiare la cosa sui cinepanettonics? Perché non possono commentare due cose invece di una. Dunque, queste novità? Sì, le novità, certo. Sfornerò nuove stroncature. Dici sul serio? Certo. Non in quel senso. Davvero è tutto quello che ha da dire. Senti, ho imparato a non smollare promesse che non sono sicuro di riuscire a mantenere, ok? Mas dinero. Come? Pure il nuovo anno. Intascar mas dinero. Beh, quello è un augurio universale, ma... Quindi mas publicidad, mas sponsor, mas... Oh, e meno iscritti? Bella idea. Perché non fai una mod per un videogioco che di nascosto ti blocca l'adblocco? Buona idea. Perfino il deficiente sa come intascar mas dinero. Guadagnare più soldi, ma io dicevo per fare uno scherzone. Ok, tutto questo mi ricorda qualcosa, o meglio qualcuno, ma no, non lo farò. Che cucaracha. Bueno, tengo la soluzione. Immagino quanto sia legale. Esforna mas video. Mi piacerebbe, ma non posso. Cioè, le stroncature richiedono un macello di lavoro e... I sogni lunghi. Sì, durano tanto, appunto. Separane. Primero il secondo tempo. Sì, poi... A dire la verità non sarebbe una cattiva idea dividere i video in due parti e raddoppierebbe gli introiti provenienti dalle visualizzazioni. Sì, rimarrebbero scarsi, ma è qualcosa. Ecco perché dovrebbe sfornare anche terzera il quarto tempo. Beh, adesso non esageriamo. Quindi dite due parti? Non saprei. Ma quindi uscirebbero in due giorni diversi? No, assolutamente no. Cioè, se lo faccio le pubblicherei di fila, con tanto di premiere con pausa calcolata in mezzo. Non lo so. Non vorrà chiedere agli spettatori anche questo, spero. Perché no? Cioè, se questa soluzione scontenterà troppe persone... Questo idiota è snato per rimanere povero. Non è che così facendo mi compro uno yacht. Beh, va bene. Allora, il vlog si è fatto imbarazzante.
Quindi direi di chiuderla qui e... Che ne pensi di Joker? Come? Ti sto aiutando a creare contenuti decenti, buffone. Baffone, semmai. E penso sia un bel film. C'è un grandissimo Joaquin Phoenix, una storia credibile e socialmente brutale. Quindi non lo stroncheggi? Non ce n'è ragione, anzi. Capolavoro? Faccio prima dire cosa non mi è piaciuto. Primo, il doppiaggio italiano di Phoenix. Non dirmi che è doppiato da Joe Bastianich. Purtroppo no, pagherei per vedere una versione del genere. Che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame. E devo andare all'ospedale adesso, se no muoio. Quando il protagonista si lascia andare nei suoi monologhi deliranti, assume un tono un po' troppo calmo e quasi effeminato per il personaggio. Cioè, avrei preferito qualcosa di più lunatico, insomma, che saltasse dal pacato al nevrotico in un secondo. Beh, non è un difetto, ma un... Sì, è un gusto personale. Infatti ho detto che avrei elencato quello che non mi è piaciuto. E secondo... Commetto un doppiaggio nel protagonista. Questo l'ho già detto. E secondo, l'inserimento forzato di tre termini, ovvero Joker, Gotham e Wayne. Insomma, tre parole che non vengono rimarcate esageratamente, ma che mi hanno infastidito non poco, perché se al loro posto ci mettevano, non so, dei generici clown, New York e Smith, la storia funzionava comunque. Ma sarebbe un'altra. No, sarebbe la stessa medesima storia, però hanno voluto utilizzare a tutti i costi quei tre termini. E il perché direi è evidente. Perché non sogno smosarelas como ti, cabron. Perché non hanno paura di guadagnare. Per favore. E il mio terzo no va alla volontà di sfornare un sequel. No, davvero, non ce n'è bisogno, grazie. Ecco, su questo mi trovi d'accordo. Dunque, volendo consigliare un film dignitoso, cosa... Durante la vigilia ho visto per la seconda volta il biopic su Staglioglio. Bello, fa ridere un sacco. Ma insomma, sì, fa sorridere, ma di un drammatico pauroso. È bello, ben narrato e interpretato. Oppure potrei consigliare, non so, l'ultimo di Tarantino, C'era una volta Hollywood, meriterebbe un video tutto suo. O ancora, Parasite, veramente interessante sotto diversi punti di vista. Perché non parli anche di quel regista che si è buttato nel trash di YouTube? Ah, giusto, Roberto Albanesi, il regista di Dante va alla guerra, si è recentemente gettato su YouTube e ha dato vita a un format particolare intitolato Attaccati a sto film! Non credo proprio. No, no, è così. Attaccati a sto film! Cosa? Sì, attaccati a sto film. E praticamente... Strafaigo 90 di YouTube Money che presenta gli Honest Trailer. Ah, pensavo fosse un professionista. Credimi, fa crepare da ridere. E lascio il link al suo canale qui sotto in descrizione. Dateci un'occhiata, non ve ne pentirete. Bene, direi che possiamo chiuderla qui adesso. Non faccia l'offeso, era per... Insomma, qual era il senso di questo video? Ah, giusto, l'argomento principale. L'ho dimenticato. Vabbè, dai, orbene, può far baffo. Alla prossima. Cialtrone.